Ciao, buonasera a tutti. Allora, partiamo con la diretta di questa sera che sarà su un argomento un pochettino particolare del quale non abbiamo mai parlato, ne abbiamo accennato un pochettino riguardo l'infertilità piuttosto che, però adesso lo affrontiamo bene ed è quello delle malformazioni uterine. Allora, intanto che cosa sono le malformazioni uterine? Sono delle anomalie anatomiche congenite, quindi ci si nasce con una malformazione uterina, non è una cosa che avviene poi col passare del tempo, cioè normalmente è una cosa con la quale si nasce, quindi congenite, cioè il termine tecnico per dire questa cosa, ok? E sono risultanti dal fatto che a livello proprio fetale, quindi durante proprio la formazione dell'utero, dell'apparato riproduttivo in generale, questo processo di formazione, di fusione dei dotti mulleriani, che sono dei piccoli tubicini presenti nell'embrione, che poi si uniscono a formare un altro organo più grande, in questo caso l'utero, non lo fanno bene. Ok, quindi in buona sostanza è proprio un'anomalia che si verifica durante l'embriogenesi, quindi durante la vita fetale, durante la gravidanza. Quindi è un qualcosa, come dicevo, con la quale si nasce. In buona sostanza, dal punto di vista anatomico, cosa succede? Che questi dotti mulleriani non si fondono e non vi è ovviamente una formazione corretta di quello che è l'utero e non solo, in realtà. Questo perché comunque le anomalie possono ripercuotersi anche su altre strutture, soprattutto urinarie, o a livello renale, piuttosto che, però noi ci concentriamo su quelle uterine oggi, eh. Quindi, come dicevamo, possono essere isolate, nel senso presentarsi da sole, essere presenti solo a livello dell'utero, ma andare a coinvolgere anche altre strutture, generalmente quelle relative proprio all'apparato urinario. Ok? Le cause sono prevalentemente genetiche, nel senso che in realtà proprio cioè alla base ci sono delle mutazioni genetiche, la stragrande maggioranza delle volte, ma le cause possono anche essere altre, nel senso che ci possono essere delle esposizioni a delle sostanze, tipo che so, alcune sostanze tossiche, oppure anche le radiazioni, che possono ovviamente favorire un'anomalia di questo tipo, no? Quindi una malformazione congenita in questo caso, quindi prevalentemente genetiche, ma sappiate che anche l'esposizione ad alcune sostanze, come dicevo, tossiche oppure anche le radiazioni, pardon, possono favorire ovviamente una malformazione di qualsiasi genere, ma nello specifico ovviamente noi facciamo riferimento a quelle uterine oggi. Ok? Allora, quante sono le donne che hanno un problema legato ad una malformazione uterina? Boh, nel senso che fare una stima, un'incidenza, cioè non si ha un'incidenza ben precisa, di quelle che sono le donne che hanno una problematica di questo genere, si stima, sulla base di quella che è la letteratura, quindi il materiale a disposizione, che siano circa il 6-7% delle donne fertili, ma possono interessare anche fino a più del 25% delle donne che hanno aborti ripetuti. Questo perché lo vedremo, una delle conseguenze degli aborti, cioè delle malformazioni uterine, sono proprio gli aborti ripetuti. Adesso poi comunque vedendo anche quelle che sono le malformazioni, perché ho stampato delle immagini che comunque vi fanno capire un pochettino quali possono essere, giustamente può essere una delle conseguenze più frequenti. Le conseguenze, come abbiamo detto, sono gli aborti generalmente ripetuti, il parto pretermine, quindi se la gravidanza si instaura va avanti fino a un certo punto, ma può interrompersi prima, quindi il parto può avvenire prima, e tantissimissime volte l'infertilità, quindi proprio la difficoltà ovviamente a far sì che questo embrione attecchisca all'interno dell'utero nella maniera corretta. Ok, questo perché lo abbiamo visto più volte, l'embrione va ad impiantarsi in un punto abbastanza preciso dell'utero, no? E quindi quando quest'utero presenta una malformazione, un qualcosa di diverso da quella che è la normalità, ovviamente anche l'embrione può far fatica a trovare il punto in cui si deve impiantare, no? Quindi adesso poi vediamo bene quali sono. Ci sono dei segni, dei sintomi che ci possono far pensare al fatto che possa esserci un'anomalia uterina, no? Quindi una malformazione uterina. Spesso niente, nel senso che se sono delle anomalie lievi, in realtà molto spesso le donne sono completamente asintomatiche, quasi completamente asintomatiche. Molte volte può verificarsi amenorrea primaria, però quindi il ciclo non arriva in buona sostanza, anche se tutto il resto, tipo il seno, si sviluppa tutto.
manca proprio la mestruazione. Le perdite ematiche, quindi non proprio, cioè non tanto le mestruazioni, quanto proprio si possono verificare delle perdite di sangue irregolari, cioè che vengono quando vogliono loro, come dicevo, non necessariamente legate ad una mestruazione irregolare, quanto proprio alla presenza di queste perdite che sono anomale. Ovviamente possono causare dolore ai rapporti, giustamente, no? Perché comunque una malformazione uterina, adesso poi, come dicevo, ve le faccio vedere così capite un pochettino, ma può dare ovviamente dolore ai rapporti, mal di pancia, quindi algie pelviche che possono essere più o meno ricorrenti, ma comunque sono spesso frequenti in caso di malformazioni uterine, e anomalie da ostruzione. Traduco, ematocolpo, ematometrio, non ho tradotto benissimo, però in realtà è quando si forma proprio un ematoma, è come se fosse una raccolta di sangue che non riesce ad uscire, non riesce a liberarsi, no? Questo perché c'è un'ostruzione, c'è un qualcosa che chiude, ok? Che può essere sia a livello vaginale che a livello uterino, e andare a comprimere ovviamente anche le altre strutture circostanti, a volte la vescica, quindi provocare problemi di ritenzione urinaria, spesso acuta, o problemi di stitichezza. Ok, quindi queste sono un pochettino i segni e i sintomi che possono indicare la presenza di una malformazione uterina. Com'è si fa a capire se c'è una malformazione uterina? Quindi qual è la diagnosi? La diagnosi ovviamente è strumentale. Con una visita interna si fa veramente assolutamente fatica a capire se c'è una malformazione uterina, ed è difficile, è strumentale, quindi prevalentemente ecografica, si possono fare la risonanza magnetica, la TAC, quindi proprio indagini strumentali di diagnostica per immagini, ok, si dice, l'esame per valutare la pervietà dell'utero, quindi con liquido di contrasto, si chiama isterosonografia. E poi ci sono quelle invasive, quindi quelle chirurgiche, no? Quindi si parla di isteroscopia, quando si va praticamente con una telecamerina all'interno dell'utero a vedere com'è, in buona sostanza, oppure la laparoscopia, che sarebbe un intervento che viene fatto per via addominale pelvica, dove si fanno dei buchini, generalmente uno a livello dell'ombelico e altri 3 o 4, secondo della situazione, sotto, ok? Quindi due laterali e un altro sotto, dipende un pochettino, però si passa con i buchi, tramite i buchi, ok? L'approccio è prevalentemente chirurgico, nel senso che comunque adesso, come dicevo, ve le faccio vedere, però in realtà non si può curare con un farmaco una malformazione uterina, proprio perché c'è un qualcosa di anatomico, c'è un ostacolo, no? Quindi questo ostacolo ovviamente viene rimosso chirurgicamente, ok? Allora, adesso io ho fatto un disegno molto rudimentale qua sopra di quello che è un utero normale, ok? Vedete che la cavità ovviamente è bella ampia, che non ci sono ostruzioni di alcun genere e che ovviamente c'è continuità ovviamente con le tube, ma proprio all'interno della cavità uterina stessa, ok? Ci sono poi ovviamente delle malformazioni, come abbiamo detto, che adesso ve le faccio vedere, sono solo al contrario, quindi faccio un pochettino fatica, ma ce la faccio. Allora, vedete che l'utero comunque ha due corni, chiamiamoli così, ok? Due lati, ok? In realtà nell'utero unicorne, che è questo che vedete qua sotto, vedete proprio che praticamente un emicorno, una parte, uno dei due lati, non si forma, ok? Quindi questo è l'utero unicorne. L'utero di Delfo, che è una malformazione anche abbastanza grave in realtà, è quando in realtà ci sono proprio due uteri, a volte correlati anche dalla presenza di due canali vaginali, ok? Non è frequentissima, grazie a Dio, però comunque, come vedete, c'è proprio la presenza di due corpi uterini, ovviamente ognuno collegato con la sua tuba, di due cervici, quindi di due collo dell'utero, ma anche di due canali vaginali a volte. Ok, l'utero bicorne, eccolo qua. Allora, va da sé che di queste anomalie, tipo anche dell'utero bicorne, come faccio vedere adesso, ci sono diversi gradi di gravità. Ok, adesso questo è un utero bicorne bello strong, però l'utero bicorne può anche essere meno bicorne di com'è qua. Ok, quindi ci sono proprio dei gradi di gravità anche del tipo di malformazione. Ok, però in questo caso vedete proprio che i due corni sono separati. Ok, cioè non è pervio come qua la cavità uterina, ma si formano proprio due corni
uno da qui e uno da là, che sono proprio anche ovviamente un ostacolo alla gravidanza in questo caso, no? Come tutti quelli che avete visto. In realtà questi due non più di tanto, ok? Qui perché comunque l'utero, come, oh mamma signora, sono al contrario, faccio proprio molta fatica, però come vedete in linea di massima non c'è un ostacolo vero e proprio meccanico, no? Però nel caso dell'utero bicorne sì, come anche nel caso dell'utero setto, che è questo qua di fianco. Nel caso dell'utero bicorne proprio i due corni, come li vedete, sono praticamente separati. Ok, nel caso dell'utero setto invece che cosa succede? Che si forma proprio una sorta di tessuto muscolare che va a dividere in due la cavità uterina, ok? E può avere, come dicevo, diversi gradi di gravità, quindi questo, ma anche l'utero setto completo, quindi che si chiude praticamente, questa striscia di muscolo arriva praticamente fino in fondo. E poi l'utero arcuato. Quindi queste sono le malformazioni che generalmente si riscontrano più frequentemente. Diciamo che quella più frequentemente riscontrata in assoluto è l'utero setto. Quindi la presenza proprio di un sottile o più o meno sottile strato muscolare che si va proprio a chiudere la cavità uterina, ok? A formare proprio una sorta di ostacolo in mezzo alla cavità uterina. Quindi il setto, come dicevamo, è quella un pochettino più frequente. Ok? A volte l'utero può anche non formarsi o formarsi solo parzialmente. Si parla di ipoplasia o agenesia. La stragrande maggioranza delle volte è su base genetica. Ok? Quindi, insomma, come vi ho detto all'inizio, ovviamente questo tipo di problematiche ha dei riscontri, dei risvolti quasi sempre ostetrici, nel senso che si ripercuote poi su quella che è la fertilità della donna o sulla la presenza o meno di aborti ricorrenti. Quindi, insomma, sono sempre cose che vanno indagate, approfondite e rimosse, ovviamente, nel caso del desiderio di una gravidanza. Quindi l'approccio, come dicevo, è chirurgico. Ok? È un argomento ovviamente ginecologico, nel senso che io da ostetrica ovviamente vi illustro quello che sono le malformazioni uterine, ma ovviamente non sono io e non sono le ostetriche il professionista di riferimento quando si verifica una problematica di questo genere, quindi assolutamente sempre sempre il ginecologo. Allora, io spero di avervi dato informazioni utili anche questa sera. Vi ricordo che è sempre disponibile sul mio sito il corso di accompagnamento alla nascita che potete acquistare ad un costo di 199 euro, che comunque sto iniziando a ricevere le recensioni e le ragazze sono molto molto contente, anche io lo sono, quindi grazie. E per qualsiasi informazione, qualsiasi cosa, ovviamente chiedetemi pure. Vi invito a mettere mi piace al canale YouTube e attivare le notifiche se vi piace la mia pagina e volete seguirmi. Grazie a tutti, ciao!